Questo programma è offerto da Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy. Amici sportivi di GoTV, buonasera e ben ritrovati. Oggi andiamo a riassumere quanto è successo nel weekend sportivo, un weekend che non poteva essere privo di emozioni a partire dalla 26esima giornata di Serie A. 26esima giornata che si è conclusa ieri con le sfide fra Cagliari e Napoli e quella fra Bologna e Spezia. Una grande opportunità per il Napoli, quella di agganciare il Milan al primo posto. Andiamo a vedere dunque quanto è successo proprio nella partita all'Unipol Domus. Niente primo posto in classifica per il Napoli. La squadra di Spalletti viene fermata da un ottimo Cagliari, si salva in extremis strappando un pareggio all'87esimo con Osimhen. Il nigeriano regala dunque un punto d'oro al Napoli dopo che una papera di Ospina aveva spalancato la porta a Gaston Pereiro. I partenopei agganciano l'Inter al secondo posto anche se la squadra di Inzaghi è una partita in meno e si portano a meno 2 dal Milan. Mazzarri invece può alimentare la rimonta a salvezza, ora è quart'ultimo a pari punti con il Venezia. Probabilmente il peggior Napoli della gestione Spalletti. Hanno di certo pesato le assenze di Insigne, Politano, Lozano, Anguissa e Lobotka, ma non ha funzionato nemmeno il nuovo assetto tattico scelto dal tecnico azzurro. Con il 3-4-2-1 gli azzurri hanno smarrito la loro identità, non hanno mai trovato le misure e hanno fatto fatica contro il Cagliari ordinato e combattivo di Mazzarri. Inoltre continua ad affollarsi l'infermeria azzurra, prima si è infortunato Di Lorenzo e poi anche il suo sostituto Malcui. Non certo buone notizie in vista del ritorno di Europa League contro il Barcellona e della sfida con la Lazio di domenica sera. Abbiamo menzionato il Milan prima, quindi andiamo a parlare anche di quello che è successo in campo con le milanesi in due partite sicuramente deludenti sia per quanto riguarda il Milan che per quanto riguarda l'Inter. Ma partiamo proprio dal Milan, dalla sfida pareggiata in rimonta contro la Salernitana 2-2. Salernitana ultima in classifica, il Milan era andato avanti con Messias, poi la Salernitana aveva prima pareggiato con Vanazzoli e poi si era portata in vantaggio con Djuric e poi Ante Rebic nei minuti finali ha ristabilito la partita sul pari. Ancora delusione in casa Milan per il pareggio di sabato sera contro la Salernitana, ultima in classifica. Grazie alla vittoria del Sassuolo contro l'Inter, il Milan si tiene sopra i cugini in classifica, ma lo scivolone contro la squadra del neo allenatore granata Nicola è un campanello d'allarme. Dietro questo risultato c'è la conferma che il diavolo continua a faticare troppo con le piccole e che la squadra non è ancora matura. Troppi errori dettati dalla giovane età di alcuni ragazzi, ma anche errori di mercato estivo e invernale, quando non si sono presi dei veri e propri sostituti per Çalhanoğlu e Kier. Tonali e Tomori stanno sicuramente facendo benissimo, ma i ragazzi sono ancora giovani, rispettivamente classe 2000 e classe 1997, e hanno ancora molto da imparare. Intanto, per quanto riguarda l'attacco, Zlatan Ibrahimovic sta lavorando al suo rientro. Lo svedese sta smaltendo l'infiammazione al tendine d'Achille e sta cercando di recuperare per essere a disposizione di Stefano Pioli per la prossima sfida di campionato contro l'Udinese. Recupero difficile però per il giocatore. In alternativa, Ibra punterà al derby di Coppa Italia contro l'Inter, previsto il 1 marzo, ma è ancora tutto da vedere. Brutta prestazione dell'Inter a San Siro che perde 2-0 contro il Sassuolo. In gol per i neroverdi prima Raspadori e poi Scamacca. L'Inter di Inzaghi che ancora una volta si dimostra Brozovic dipendente. Ma proprio per quanto riguarda il croato ci sono notizie positive in casa Inter, perché nei prossimi giorni arriverà il rinnovo del contratto fino al 2026. È un Inter quasi irriconoscibile quella che scende in campo a San Siro contro il Sassuolo e perde 2-0 fallendo il controsorpasso sul Milan dopo il pareggio dei rossoneri contro la Salernitana. È un Sassuolo devastante quello che contro Milan, Juve e Inter ha collezionato ben 9 punti. La squadra di Inzaghi paga le assenze per squalifica di Brozovic e Bastoni, da cui risulta sempre più dipendente. Barella non riesce a sostituire il compagno croato nel ruolo di regista, il giovane azzurro è in evidente difficoltà
Barça e il gioco dell'Inter risulta più macchinoso del solito. Di Marco invece in difesa non si dimostra all'altezza di bastoni. Continua inoltre il momento difficile per Lautaro Martinez. Dopo aver segnato 11 gol nelle prime 18 giornate, ora il Toro ha segnato una sola rete nelle ultime 11 partite fra Serie A e Coppe. Il gol su azione manca dal 17 dicembre nella sfida 5-0 contro la Salernitana. Con la partita contro il Sassuolo, se si considera anche il 2-0 contro Liverpool in Champions League, i nerazzurri nelle ultime 6 sfide hanno vinto una sola volta, collezionando poi 2 pareggi e 3 sconfitte. La squadra di Inzaghi deve subito rialzare la testa, perché dopo il Genoa in campionato alla prossima giornata ci sarà la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan, un test fondamentale soprattutto a livello psicologico per mantenere i nervi saldi e puntare ancora allo scudetto. Non va oltre il pareggio nel derby della Mole la Juventus contro il Torino. La partita finisce 1-1, ma adesso la Juventus di Allegri ha già archiviato il pareggio in campionato, perché a breve scenderà in campo in Champions League contro il Villarreal. È una Juventus che non brilla neanche con i nuovi importantissimi innesti Vlahovic e Zaccaria. Il pareggio contro il Torino nel derby della Mole lo dimostra. La squadra di Allegri però, grazie anche alla vittoria della Fiorentina contro l'Atalanta, riesce a superare i bergamaschi in classifica e vede sempre più vicino l'obiettivo Champions League. E a proposito di Champions, ora bisogna archiviare subito il pareggio in campionato e, come ha scritto Vlahovic in un post su Instagram dopo la partita, trasformiamo il dispiacere in furia combattiva, guardiamo avanti. Uniti. E avanti c'è proprio l'impegno nella competizione europea più ambita. La sfida contro il Villarreal è il banco di prova più importante per la nuova Juve, che si gioca tutto e per cui Allegri ha modificato preparazione e carichi di lavoro. E probabilmente, viste le numerose assenze, modificherà anche il modulo con cui scendere in campo. Vlahovic ha bisogno di un attaccante che gli giochi vicino, togliendogli la pressione degli avversari e permettendogli di lanciarsi in area di rigore con più costanza. Ed ecco che l'assenza di Dybala potrebbe accelerare questo processo. La Juventus potrebbe passare dal 4-3-3, che senza Chiesa fatica a esplodere, a un 4-4-2 con Morata ad affiancare il giovane serbo. E chissà che con il rientro di Dybala quel ruolo venga affidato proprio alla gioia. Non solo Champions League, perché ci sono altre competizioni europee, in particolare parliamo di Europa League con due italiane in corsa per questa competizione, l'Atalanta e la Lazio. L'Atalanta, che all'andata ha vinto contro l'Olympiakos 2-1, adesso è attesa in Grecia per il ritorno, mentre la Lazio dovrà assolutamente vincere, perché nella partita di andata ha perso 2-1 contro il Porto, quindi adesso dovrà cercare di ribaltare il risultato, cercando di far leva sui suoi tifosi, perché la Lazio giocherà in casa all'Olimpico. In campionato frenano anche Atalanta e Lazio. La squadra di Gasperini perde contro la Fiorentina 1-0, non senza polemiche post partita per un gol annullato a Malinowski. La Lazio invece non va oltre l'1-1 contro l'Udinese. Ora le due squadre devono però mettere da parte i risultati negativi ottenuti durante la 26esima giornata di Serie A e pensare agli impegni in Europa. In programma giovedì ci saranno i play-off di ritorno di Europa League, entrambi alle 18.45. Ad attendere l'Atalanta in Grecia, l'Olympiakos, che dovrà ribaltare il risultato dell'andata. Sotto 1-0, Jim City con una doppietta in 3 minuti ha poi regalato la vittoria alla Dea 2-1. Anche la Lazio deve assolutamente vincere. L'andata contro il Porto non è finita come sperato. In vantaggio dopo 23 minuti con una rete di Zaccagni, la squadra di Maurizio Sarri si è poi fatta rimontare e il Porto ha portato a casa la vittoria con una doppietta di Toni Martinez. Il vantaggio dei biancocelesti sarà quello di giocare in casa, contando sulla carica dell'Olimpico e dei tifosi lazio. Due sfide importanti che serviranno per risollevare il morale delle squadre di Gasperini e Sarri e continuare a perseguire gli obiettivi prefissati sia in Europa che in campionato. Dalla Serie A alla Serie B, perché si conclude la 24esima giornata con la classifica che cambia, perché lì in alto ci sono state sì molte vittorie ma anche altri risultati, come alcuni pareggi e alcune sconfitte che hanno frenato la corsa per quanto riguarda la vetta di alcune squadre, per esempio Cremonese, Brescia e Monza.
Terminata la 24esima giornata di Serie B e si ridisegna la classifica. Una giornata ricca di gol, iniziata sabato 19 febbraio con la sfida tra Monza e Pisa che si è conclusa 1-2, mentre Parma-Ternana 2-3. Poi è stata la volta di Regina Pordenone, finita 2-0. A seguire l'Ascoli ha battuto per 3-0 l'Alessandria. Vicenza e Spal hanno pareggiato 1-1 portandosi a casa un punto a testa, mentre Perugia-Cremonese si è chiusa 0-0. Lecce-Crotone hanno inaugurato la domenica di Serie B. I giallorossi si sono presi la vittoria segnando 3 reti agli avversari e guadagnando la vetta della classifica, ritrovando i 3 punti dopo 4 pareggi consecutivi. Cittadella-Benevento termina 0-1 con l'espulsione di Farias in casa dei campani, mentre Como-Cosenza finisce 2-1. Abbassano il sipario sulla giornata di Serie B Brescia e Frosinone che pareggiano 2-2. Un campionato che come sempre si conferma vincente, una classifica davvero corta, soprattutto per quanto riguarda i primi posti. A rincorrere la squadra di Marco Baroni, infatti, a meno 1 ci sono Cremonese e Pisa. Continua il momento complicato invece per le squadre che occupano gli ultimi posti in classifica e dunque la zona retrocessione. Crotone e Pordenone collezionano la 3ª sconfitta consecutiva, mentre per il Vicenza sono 3 pareggi di fila. La squadra di Brocchi tenterà in tutti i modi di risalire la china e cercare di ottenere la tanto agognata salvezza. Chiudiamo il capitolo che riguarda il calcio andando a fare un salto all'estero, in particolare in Premier League. Andiamo a vedere quello che è successo nelle partite più importanti, ma soprattutto nella fantastica partita fra Manchester City e Tottenham. C'è del clamoroso nella sfida fra la capolista della Premier League, il Manchester City, e il Tottenham di Antonio Conte. Gli Spurs stendono la squadra di Pep Guardiola, interrompendo quella striscia di successi consecutivi che in campionato durava dal 30 ottobre. Tottenham in vantaggio dopo 4 minuti con un gol del neoacquisto Dejan Kulusevski. Il pareggio targato City arriva con il gol di Gundogan, ma Kane riporta poi la squadra di Conte in vantaggio. Risultato che rimane fermo sull'1-2 fino ai minuti di recupero, quando la squadra di casa pareggia i conti grazie a un rigore trasformato da Mahrez. La gioia di Guardiola però dura solo pochi minuti, perché al 95esimo Harry Kane sigla la doppietta e regala il successo al Tottenham. Un risultato che permette al Liverpool, secondo in classifica, di avvicinarsi così a meno 6 dalla vetta grazie al successo contro il Norwich. Tra le altre big, il Chelsea ha superato di misura il Crystal Palace con un gol di Ziyech nel finale. L'Arsenal si è imposto in casa contro il Brentford. Il Manchester United ha vinto contro Leeds. Niente da fare invece per il West Ham, che rallenta la sua corsa dopo il pari interno con il Newcastle. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID, per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Con Triform Bench scoprirai il nuovo concetto di allenamento home fitness. La panca funzionale dal design unico e inimitabile, con inclusi tutti gli accessori per il tuo allenamento functional. Scarica l'app e divertiti a scoprire centinaia di esercizi grazie ai video training dedicati. Tieni sotto controllo i tuoi allenamenti con la fascia cardiaca inclusa. Facile da spostare e riporre senza spreco di spazio. Triform Bench, l'eleganza e la funzionalità made in Italy per il tuo allenamento home fitness. www.triformbench.com.
E rieccoci dopo il break pubblicitario, torniamo a parlare di sport. Abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di Serie A, di Serie B, di campionato estero. Il calcio è sicuramente uno degli sport più apprezzati dagli italiani, ma c'è un altro sport che ultimamente sta prendendo molto piede ed è ovviamente il tennis. Si è appena concluso l'ATP 500 di Rio de Janeiro, che ha visto vincere un grande tennista che ha solo 18 anni e 9 mesi è riuscito a fare, meglio di Rafa Nadal. Di chi sto parlando? Di Carlos Alcaraz. Una prestazione davvero al limite della perfezione, quella con cui lo spagnolo Carlos Alcaraz conquista il titolo ATP 500 di Rio de Janeiro, superando in finale l'argentino Diego Schwartzman per 6-4-6-2 in appena 86 minuti di gioco. Un successo che permette ad Alcaraz, che ha solo 18 anni e 9 mesi, di entrare per la prima volta in carriera tra i primi 20 giocatori del mondo e di migliorare quanto fatto da Nadal nel lontano 2005, quando il mallorchino compì la stessa presa a 18 anni e 10 mesi. Alcaraz è il 14esimo più giovane top 20 della storia. Il match era partito meglio per Schwartzman, che si era portato subito sul 2-0. Un fuoco di paglia però, perché lo spagnolo ribalta subito la situazione alla fine. L'esuberanza e la potenza del giovane classe 2003 sono incontenibili, tanto da regalargli il trionfo più importante della sua carriera, finora ovviamente. Per Alcaraz è infatti il secondo trionfo della carriera dopo la vittoria di Umago nell'estate del 2021, e non sarà sicuramente neanche l'ultimo. Non è per niente esagerato dire che il giovane spagnolo sembra essere un vero e proprio predestinato e probabilmente in pochi anni scalerà le vette del tennis mondiale. Si sono concluse anche le Olimpiadi invernali in questo fine settimana, 17 medaglie per l'Italia, di cui 2 ori, 7 argenti e 8 bronzi. Ma andiamo a sentire le parole e l'orgoglio del presidente del CONI, Giovanni Malagò. Ma il voto secondo me è 7,5. Sono stati bravi, la preparazione olimpica, chi ha gestito la comunicazione, tutta la parte qui di Casa Italia, gli atleti. Poi, come tutte le spedizioni, ci sono delle eccezioni che confermano la regola, qualche polemica che ben sapete ha contraddistinto diciamo, le nostre giornate e il vostro lavoro, però mi sembra che viene riconosciuto anche e soprattutto dai miei colleghi che l'Italia insomma ha molto prestigio nel mondo dello sport. Ho detto che avremmo fatto meglio, sicuramente insomma tra 13 e 17, considerando che 10 era stata la Corea aveva migliorato il risultato di Sochi e a sua volta quello di Vancouver, per cui tu devi fare i raffronti su quello che eri prima, un po' come non so, il PIL dei paesi piuttosto che non il fatturato delle aziende. È chiaro che speri, auspichi che quando vinci così tante medaglie, in un mondo tra virgolette normale, dovresti fare 33% d'oro, 33% d'argento, 33% di bronzo, e poi magari quello che rimane, l'1%, magari lo puoi regalare a qualcuno. E invece per noi non è stato così, ma abbiamo però dimostrato sia come quantità, sia soprattutto come multidisciplinarità di essere il paese al mondo che lo vince in più discipline sportive. È la cosa bellissima, però che può anche essere, diciamo, il tallone d'Achille di tutto. Il Comitato Olimpico non può non avere rispetto per l'istituzione della federazione, questo è poco ma sicuro, e questo è un presupposto. Al tempo stesso non si può non, diciamo, non considerare cosa rappresenta come atleta Arianna Fontana, quindi bisognerà dedicare del tempo e trovare una soluzione. Mi sembra l'interesse di tutti che questo avvenga. Ma la vicinanza del presidente Mattarella e anche ovviamente del presidente Draghi ci riempie d'orgoglio. Abbiamo avuto anche in questi giorni la presenza del sottosegretario Vezzali. Credo che questo testimoni, diciamo, l'importanza di quello che si è fatto, ma soprattutto le prospettive anche del sistema sportivo italiano. Ho già dimenticato. Ovviamente ero dispiaciuto, che sembrava un controsenso tutto questo, ma come ho detto, ho molto la mentalità di dover fare, di voler fare, anzi necessità e virtù, e di conseguenza c'era poco da fare, è inutile che uno si agitava. Quella era, diciamo, l'espiazione di questa vicenda del Covid. Dispiace che ha colpito proprio stando qui in trasferta, non si può stare vicino alla squadra, però penso che il messaggio, che anche da lontano mi sentivo molto vicino, è arrivato.
Ma andiamo a sentire anche quali sono le parole del sottosegretario Valentina Vezzali per quanto riguarda la riapertura al 100% degli stadi e dei palazzetti sportivi. Sono molto felice di essere arrivata insieme al ministro Roberto Speranza e alle forze parlamentari a riportare la capienza negli stadi al 75% e nei palazzetti al 60%. Questo sta a significare anche che la curva epidemiologica sta rallentando e quindi stiamo andando verso una situazione migliore. Se dovesse proseguire in questa direzione, sono certa che potremo arrivare quanto prima al 100%. Concludiamo questa edizione del nostro telegiornale sportivo con un bellissimo magazine dedicato ai motori. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima edizione. In questo numero di Motori Magazine arriva il nuovo SUV Honda HR-V Full Hybrid, Pirelli rinnova la famiglia Scorpion, Megane E-Tech Electric, ecco la Renaulution. Con il porte aperte di sabato 26 e domenica 27 febbraio arriva nelle concessionarie Honda il nuovo SUV HR-V Full Hybrid. Linee da coupé, accompagnate dai profili scolpiti delle fiancate, contraddistinti da una traiettoria netta che dal posteriore si slancia verso il frontale, creando un design semplice e moderno. Le dimensioni sono simili rispetto al modello precedente, con l'altezza del tetto che è diminuita di 20 mm, l'altezza da terra che è stata portata a 188 mm e i cerchi da 18 pollici di serie su tutte le versioni. Il tutto per garantire un aspetto da SUV familiare, ma con un carattere divertente e un'attitudine che infonde sicurezza. Piacere di guida che viene offerto dai miglioramenti al telaio e alle sospensioni, ma che trae beneficio anche dall'avanzato propulsore full hybrid, capace di generare una coppia massima di 253 Nm e una potenza di 131 cavalli, senza richiedere alcuna ricarica esterna. Il sistema, composto da due motori elettrici compatti collegati a un motore benzina a ciclo Atkinson IVTEC da 1.5 litri e una batteria agli ioni di litio, garantisce massimi livelli di efficienza misurati in 5,4 litri ogni 100 km nel ciclo combinato. Consumo però che si abbassa notevolmente nel traffico urbano, dove HR-V nel 91% dei casi è in grado di funzionare in modalità 100% elettrica. Il propulsore è poi in grado di effettuare in maniera fluida e automatica il passaggio tra le modalità di guida Electric Drive, Hybrid Drive ed Engine Drive e di sfruttare la frenata rigenerativa per ricaricare la batteria e allungare l'autonomia dell'auto. Gli interni sono spaziosi, confortevoli e pratici, anche grazie alle avanzate tecnologie presenti a bordo. Lo spazio per gambe e spalle è aumentato di 35 mm, caratteristiche che, unite ai nuovi sedili a materassino, aiutano a limitare l'affaticamento nei viaggi più lunghi e ad aumentare il comfort nell'uso quotidiano. Nuova la posizione di guida, sollevata di 10 mm rispetto al modello precedente. La forma dei finestrini, pensata per far entrare quanta più luce possibile. La linea piatta del cofano e gli specchietti laterali, ora posizionati più in basso sulla portiera. Sul nuovo SUV HR-V la sicurezza è poi di serie, con le tecnologie Honda per la sicurezza attiva e passiva, progettate per rendere la guida più semplice e sicura. Su tutte le versioni è infatti disponibile Honda Sensing, la più completa gamma di soluzioni avanzate per la guida assistita della categoria. Molto interessante il prezzo di acquisto. Honda infatti offre il nuovo SUV HR-V Full Hybrid a partire da 28.300 euro, con 3.000 euro di Hybrid Bonus Honda in caso di permuta o rottamazione e fino a 8 anni di garanzia estesa. Nati nel 1986 per equipaggiare la leggendaria LM002, il primo fuoristrada di Lamborghini pensato per muoversi nel deserto, i Pirelli Scorpion in 35 anni sono diventati una famiglia di prodotti presenti su quasi tutti i SUV ad alte prestazioni. Un universo composto da centinaia di modelli, le cui vendite crescono di anno in anno anche durante la pandemia. Ecco perché Pirelli ha presentato tre nuove versioni degli Scorpions che riducono i consumi, la rumorosità e sono più performanti.
L'obiettivo è arrivare a 400 omologazioni in primo equipaggiamento, delle quali oltre il 50% per i veicoli della nuova mobilità elettrica. Tra le versioni, il Summer Scorpion con battistrada simmetrico che consente una frenata migliorata del 7% sia su asciutto che su bagnato, grazie anche a speciali polimeri funzionalizzati che hanno la capacità di cambiare comportamento in base alle temperature di esercizio. C'è poi la versione All Season SF2, che invece garantisce un utilizzo ottimale in un maggior spettro di temperature rispetto al precedente Scorpion. Infine, il Winter 2, che garantisce un incremento del 20% di area utile per la tenuta su neve rispetto al precedente. Le lamelle cambiano forma in base allo stato di consumo del battistrada, permettendo prestazioni su neve, bagnato e asciutto, anche da usurato. Entra nel vivo la Renaulution. La nuova Mégane E-Tech è infatti la prima elettrica 2.0, ovvero nata nella mente di ingegneri e designer per non essere mai equipaggiata con un motore a benzina o diesel. Sfruttando la nuova piattaforma, un motore che con il cambio pesa appena 145 kg e batterie spesse appena 11 cm, impiega appena 74 minuti per la ricarica e garantisce 470 km di autonomia. Di vecchio c'è solo il prezzo, compreso tra 37.100 e 41.700 euro, equivalente a quello di una berlina a motore endotermico. Potenza compresa tra 130 e 218 cavalli e coppia tra 250 e 300 Nm, a seconda del pacco batteria da 40 o 60 kWh, passa da 0 a 100 km in soli 7,4 secondi. La Mégane riconosce automaticamente l'utente in possesso della hands-free card e avvia una sequenza luminosa che fa brillare i fari dall'interno all'esterno per poi spegnerli e accendere le luci diurne e gli indicatori di direzione. A bordo spicca la nuova dashboard OpenAR e il sistema multimediale OpenAR Link con Google integrato. È il pezzo forte dell'abitacolo, mette insieme il driver display e il display multimediale della console centrale. Rivestito da una superficie di vetro rinforzato che lo rende più resistente, piacevole al tatto e alla vista, fornisce luminosità ottimizzata per una migliore visibilità al sole che consente di eliminare la visiera del cruscotto. E a proposito di materiali, per gli interni l'ispirazione è tratta dal mondo dell'arredamento, tra cui il Nuo, fatto di vero legno in sottili strati di tiglio tagliati al laser e incollati su un tessuto con un adesivo a basso impatto ambientale. Tre sono i livelli di equipaggiamento: Equilibre, Techno e Iconic. Sette le tinte a listino, abbinabili a tetto, listelli e specchietti di colorazioni diverse. Per la ricarica, i clienti Renault 2.0 possono avvalersi del Mobilize Charge Pass, con accesso a 260.000 colonnine in 25 paesi, oppure per la ricarica privata, Renault propone soluzioni all-inclusive in collaborazione con LLX.